Pace a te, anche stasera siamo insieme e ci vogliamo unire, mettere proprio insieme. Insieme non parlo fisicamente, ma di un pari sentimento per cercare il Signore. Sai, il Signore è pure dove sei tu e lui cerca tutte le occasioni per amministrarci il suo pensiero, cioè portare a noi il suo pensiero, che a nostra volta, mentre noi condividiamo la sua parola, mentre insieme lo lodiamo, lo benediciamo ed offriamo un culto di adorazione, egli coglie l'occasione per far scendere quella porzione che serve a noi. Mettiamoci insieme, lascia tutte le altre cose e ci mettiamo a lodare Dio, a benedire Dio. Invochiamo la sua presenza, invochiamo lo Spirito Santo. Sai, lo Spirito Santo è proprio lì dove sei tu. E non è che deve venire chissà da dove, è proprio dove sei tu per operare in tuo favore man mano che tu ti apri, perché nell'insieme ci armonizziamo in un modo speciale con la sua presenza e con la nostra partecipazione c'è un incontro speciale. Perciò mettiamoci a lodare insieme il Signore. Canta col cuore. Non c'è bisogno di una grande voce, se non ce l'hai non ti preoccupare, quello che è importante è che tu canti col cuore, esprimi al Signore quello che insieme ci armonizziamo e ci dirigiamo verso di Lui. Il canto è qualcosa di speciale nella liturgia cristiana perché ci unisce, diciamo tutti la stessa cosa. E pensiamo tutti la stessa cosa, cerchiamo tutti la stessa cosa. Ci sono dei canti di adorazione, ci sono dei canti che fanno da preghiera e a volte ci troviamo già nella preghiera, mentre cantiamo ci siamo già dentro. Perciò mettiamoci insieme. Vogliamo cantare un bel canto, ne avete uno? Numero? Numero 808, canta insieme con noi, c'è già sul display, poi se tu vuoi un libro te lo mandiamo gratuitamente, se ce ne fai richiesta, così lo tieni sempre a casa e durante il giorno quei cantici che impari li puoi cantare da solo, da sola, li leggi e ti nutri di questi principi che sono cristiani, evangelici, perché sono estratti dal Vangelo. Nascondimi sotto le ali tue, coprimi con la tua potente mano. Quando la tempesta incomberà, io mi eleverò con te sul mar. Padre, tu sei il re degli oceani, in pace sarò con te, oh Dio. Sì, anche negli oceani più burrascosi della nostra vita, con Gesù, al momento che ci rivolgiamo a Lui con tutto il nostro cuore, Egli sa calmare i venti e il mare e farà gran bonaccia e scopriamo ogni volta con una sorpresa speciale per il nostro cuore, esattamente come i discepoli. Ma chi è costui che anche il vento e il mare gli ubbidiscono? Andiamo a Lui insieme e lodiamolo con tutto il cuore. Ti lodiamo, Signore. Si sente bene fuori questo? Io lo sento poco. Poco, poco, poco. Copri-mi, copri-mi,
ci siamo. Egli ha l'autorità di fermare ogni tempesta e in certi casi egli ha dato l'autorità anche a noi, che nel suo nome possiamo ordinare in alcune tempeste della nostra vita, in alcune difficoltà che si presentano, in alcuni attacchi che sentiamo che vengono da parte del nemico per ostacolare il nostro cammino. C'è una seconda parte che noi dobbiamo anche imparare ad usare. L'autorità di Cristo, nel suo nome vi è potenza e secondo l'insegnamento delle Scritture noi possiamo ordinare nel nome di Cristo che ogni forza sia sottoposta perché si faccia strada libera davanti a noi per camminare con il Signore. Diciamo come quando siamo intenti a seguire il Signore per portare a destinazione un compito che ci ha affidato, se ci sono delle forze che ci vogliono ostacolare, il Signore ci ha dato l'autorità di sgridare ogni forza nel nome del Signore. Mi ricordo nel tempo la storia di Lutero che stava portando a destinazione una grande opera che Dio gli aveva affidato. Un giorno stava tanto male che era più vicino alla morte. Aveva un collaboratore insieme con lui e questo collaboratore cercava di fare, ma sapeva che non aveva la struttura di poter sostituire Lutero. Arrivavano al punto che non ce la faceva più e quando si accorse che stava cedendo il passo perché la difficoltà era molto grande, prese l'ardire nell'ordinare nel nome di Gesù Cristo che sia cambiata ogni cosa e il Signore lo ristabilì e portò a destinazione l'opera che Dio gli aveva affidato. Quando camminiamo col Signore, Egli trova sempre il modo come darci luce per continuare a portare a destinazione quei piccoli compiti che Egli ci affida. Perciò sappi usare anche questo, è molto importante sapere queste cose, perché a volte devi farti strada quando vedi che qualcosa si avventa contro il piano della volontà di Dio che tu devi portare a destinazione. Prendi l'autorità che Dio ti dà nel nome di Gesù Cristo ed ordina che le cose siano cambiate perché tu devi operare insieme con il grande Re degli oceani. Gloria al Signore. Ne cantiamo un altro, ne avete uno? 803. Numero 803. Gloria al Signore. Ci vogliamo alzare in piedi che poi preghiamo. Chi è pari a te? Chi ha dato un posto agli astri in cielo? Tu che calmi ogni onda, che vuoi 803, scusate. Glorioso Re dei Re, vestito di maestà, la terra gioirà, la terra gioirà. Grazie a te, Signore. Oh, alleluia. La terra gioirà, c'è luce intorno alla neve, la voce sua si darà, il mare tremerà, il mare tremerà, Dio grande, Dio, canta che Dio grande.
nostro Dio. Non temo il male a te, eterno sei, santa, principio e fine sei, principio e fine sei. Principio e fine sei, Padre, Figlio e Spirito, sovrana Trinità, il leone agnello, Dio grande, Dio, canta che Dio grande, Dio, e si vede. E si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Alleluia. Vogliamo pregare il Signore? Vuoi pregare insieme con noi? Apriti al Signore. Mentre siamo nella Sua presenza, lo invochiamo insieme. Invocalo, perché lo Spirito Santo è proprio dove sei tu, è proprio qui, è proprio dappertutto, dovunque tu ti trovi, lo Spirito Santo ti coinvolge, basta che tu ti apri. Quando noi lo invochiamo, chiunque invoca il nome del Signore attraverso la presenza dello Spirito Santo, egli interviene. Facciamolo insieme, andiamo insieme al Signore. Signore, ti ringraziamo per la possibilità che tu ci dai ancora in questo momento di venire tutti insieme a te, Signore, sì. Ti ringraziamo per la possibilità che tu ci dai di essere tanti messi insieme e tutti presenti nella tua presenza per poterti adorare, lodare, benedire, glorificare, innalzare, perché tu sei degno. Sì, Signore, mettici di pari consentimento con un solo intento, quello di onorare te, di offrirti un sacrificio di lode che viene fuori dal nostro cuore perché tu sei degno,
e che ogni altra cosa sia messa a bada, che sia sottoposta a tutto l'onore che noi dobbiamo dare a te mentre siamo nella tua presenza. Chiediamo una guida speciale, Signore. Invochiamo il tuo divino potere, il tuo Santo Spirito e mettiamo a bada nel nome di Gesù Cristo ogni pensiero che vuole ostacolare l'opera tua nelle nostre menti, nei nostri cuori mentre siamo in tua presenza. Prendiamo ogni pensiero e lo portiamo ai piedi di Cristo perché sia sottoposto all'autorità di Cristo e che Cristo domini in ogni mente, in ogni cuore mentre siamo nella tua presenza, dal più piccolo al più grande, in lungo e in largo, dovunque arriva la tua parola, attraverso qualsiasi mezzo che viene ascoltata e siamo insieme. Ordiniamo nel nome di Gesù Cristo che ogni forza nemica che vuole ostacolare l'opera tua nella mente, nel cuore e nella vita di ogni credente che siamo insieme nella tua presenza, nel nome potente di Gesù Cristo, la mettiamo a bada perché Gesù Cristo deve avere il primato in ogni mente, in ogni cuore, in ogni credente, in ognuno che siamo insieme, in tutta la sfera, dovunque arriva la tua parola ed attraverso qualsiasi mezzo perché vogliamo restare armonizzati con te tra di noi. Fa che lo Spirito tuo Santo, mentre aleggia su tutto il tuo popolo, in una dimensione speciale e che opera in questa nuova creazione spirituale nel cuore di ognuno nato di nuovo e chi deve nascere di nuovo ora mentre siamo nella tua presenza, crea tu stesso quell'atmosfera che abbiamo bisogno perché possano uomini e donne essere rinnovati dal potere dello Spirito Santo per avere una nuova vita spirituale che proprio ora mentre siamo nella tua presenza entra in azione il tuo potere e trasforma ogni mente ed ogni cuore, porta liberazione, salvezza, guarigione e segni, prodigi e miracoli perché la tua presenza accompagna la tua parola, perciò guida Signore ogni cosa, guida coloro che parlano, guida coloro che ascoltano, vogliamo dipendere da te mentre siamo nella tua presenza, tutti insieme, Padre Dio, te lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo, il Signore dei Signori e nel suo nome, già ti ringraziamo perché la tua parola ci conferma che dove sono due o tre nel tuo nome messi insieme, tu sei in mezzo a loro, tu sei in mezzo a noi e manifesti la tua presenza attraverso la presenza dello Spirito Santo in ogni cuore che in sincerità si apre davanti a te. E noi ti vogliamo dire tutti insieme grazie, grazie, grazie Signore, amen, amen. Accomodatevi e ringraziamolo insieme. Ringrazialo anche tu perché è un'occasione che Dio ci dà ogni volta che siamo insieme per incoraggiarci a camminare in questo cammino di fede. Questo si chiama un cammino di fede. Cammino di fede non è per visione di ciò che vediamo, ma di ciò che il Signore ci fa vedere. Egli apre gli occhi nostri, infonde fiducia e vediamo oltre le sbarre, vediamo oltre dove noi vediamo con gli occhi perché sappiamo che il Signore è insieme con noi e ci prospetta il nostro cammino da essere da Lui guidati e noi quello cerchiamo insieme. Perciò lodiamolo insieme e glorifichiamolo. Cantiamo un altro numero? 721. Gloria sia resa a te, Signore. Forse saranno tante le prove e le difficoltà che incontrerai durante il tuo cammino, ma Gesù sarà con te. Questo è importante, questo è bello. La sua mano ti libererà guardandoti da ogni timore. Il suo amore ti circonderà, la sua fedeltà meno mai verrà,
la sua grazia, come una fonte, in te sgorgerà la tua anima. In Gesù ristoro avrà. Ci vogliamo ristorare. Sono tempi di ristorazione spirituale. Gloria al Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Gloria al tuo nome, Signore. Forse sarai lottante di prove e difficoltà che incontrerai durante il tuo cammino. Ma Gesù sarà con te, la sua mano ti libererà, guardandoti da ogni timore. Il suo amore ti circonderà, la sua fedeltà meno mai verrà, la sua grazia come una fonte in te sgorgherà, la tua anima in Gesù ristoro avrà. Forse ti troverai in mezzo alla tempesta ed il tuo cuore avrà timore di affondare. Gesù ti sosterrà, dalle acque ti salverà, al sicuro lui ti condurrà. Il suo amore ti circonderà, la sua fedeltà meno mai verrà, la sua grazia fedeltà meno mai verrà, la sua grazia come una fonte in te scorgerà, la tua anima in Gesù Cristo avrà, la tua anima in Gesù Cristo avrà, la tua anima in Gesù Cristo avrà. Un altro, così preghiamo insieme al Signore. Ti voglio raccomandare, ora che preghiamo, non perdere l'occasione di pregare il Signore anche tu, di lodarlo, di benedirlo, di ringraziarlo, di innalzarlo e contemporaneamente, dopo aver ringraziato, dopo averlo lodato, dopo averlo benedetto, la prima cosa devi invocare la sua divina presenza nella tua vita. Perché se no parli solo per degli interessi, cioè gli porti il bigliettino di quello che ti serve. Lui risponde, però non è così. La sua parola ci insegna che dobbiamo entrare nella sua presenza con ringraziamento, con lodi e presentando a Lui i nostri bisogni. Impara a entrare nella presenza del Signore secondo i principi che Gesù ha stabilito e sono anche messi bene nel Padre nostro che tutti conosciamo. Comincia proprio per cominciare a lodare. Padre nostro
che sia nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, cioè venga il potere del suo regno in mezzo a noi dove sei tu, perché la manifestazione del potere del suo regno porta nei nostri cuori il potere divino che smantella le cose che devono essere smantellate, le leggi del regno di Dio distruggono le leggi che vogliono ostacolare l'opera sua nella tua vita e si fanno strada perché il suo potere supera il potere di questo piccolo globo. E perciò queste indicazioni che sono state date da Gesù ci danno il modo come noi dobbiamo andare al Signore, non meccanizzati, ma in sincerità, ma abbiamo bisogno, come si usa tra noi, la prima cosa quando dobbiamo chiedere qualcosa, diciamo buongiorno con chi gli dobbiamo chiedere, abbiamo un'attitudine di umiltà per chiedere poi quello che noi abbiamo bisogno. Impariamo ad entrare nella presenza del Signore, non secondo il nostro proprio modo di pensare, ma secondo quei principi che ci sono nella parola del Signore che ci aiutano ad avere comunione con Lui. Allora, cantiamo un canto, ci vogliamo alzare in piedi e poi preghiamo il Signore e non perderti l'occasione di avere comunione con lo Spirito Santo, perciò sei tu stesso che lo devi invocare mentre tutti insieme siamo nella sua presenza, perché egli vuole fare delle opere personalizzate per ognuno di noi e ti puoi aspettare di tutto, perché proprio nella preghiera non c'è un credente sulla terra che sia stato salvato se non nella preghiera, quando noi lo cerchiamo. Non c'è un credente che sia stato battezzato nello Spirito Santo se non attraverso la preghiera. Non ci sono credenti che hanno ricevuto grazia del Signore se non chiedendolo, perché quando noi chiediamo il Signore ci risponde. E perciò la preghiera è molto importante, è il canale che Dio trasferisce il suo potere nel nostro piccolo cuore, nel tuo piccolo cuore, trasferisce la sua presenza ed egli dove arriva santifica il cuore, la persona e il luogo dove tu sei, e il tuo cuore diventa il tempio dello Spirito Santo dove adori il Signore e la tua casa diventa una casa di adorazione. Non ti piace di essere così al centro dell'attenzione di Dio mentre siamo nella sua presenza? Forse dimenticata da tutti, dimenticato da tutti, ma Dio che si ricorda, che è ricco in misericordia, viene fino a te e a me e a noi tutti insieme per incoraggiarci in questo cammino di fede insieme con Lui. Cantiamo insieme. Numero? Prego. 845. Benedetto tu sei, Signore. Quando tutto dice no, noi posizioniamoci sulla parte di Dio, diciamo quello che dice Dio. La tua voce mi incoraggia a proseguire. Il dottore ha detto che c'è poco tempo. Il tecnico ha detto che non c'è niente da fare. L'avvocato ha detto che la causa la perdi. E il giudice la pensa a modo suo. Tutto quello che è negativo, quando tutto ti dice che non è possibile, il figlio che si trova in quella posizione, il parente che, il peso che tieni e tutti i pensieri ti dicono che non è possibile, la fede dice diversamente. Quando tutto dice no, la tua voce mi incoraggia a proseguire. Quando tutto dice no, le circostanze, il modo che la nostra ragione, come noi pensiamo, quando tutto dice no, quando tutto è impossibile, Gesù dice tutto è possibile a chi crede. Le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio e allora noi ci rivolgiamo a Dio.
e andiamo a Lui con tutto il cuore. Alleluia, gloria al Signore. Quando tutto dice no, la tua voce mi incoraggia a proseguire. Quando tutto dice no, sembra che il mare non si possa aprire. So che non sono solo, e quel che dici su di me non potrà mai cambiare. Restami accanto, Dio, e compi in me la tua volontà. Dio dell'impossibile, che non rinuncia a me, la sua destra mi sostiene e mi fa vincere. Sua destra mi sostiene e mi fa vincere, il Dio dell'impossibile. Quando tutto dice no, la tua voce mi incoraggia a proseguire. Quando tutto dice no, sembra che il mare non si possa aprire. So che non sono solo, e quel che dici su di me non potrà mai cambiare. Lasciami accanto, Dio, e compi in me la tua volontà. Sua destra mi sostiene e mi fa vincere, il Dio dell'impossibile che non rinuncia a me. La sua destra mi sostiene e mi fa vincere, il Dio dell'impossibile. Il Dio dell'impossibile. Dell'impossibile, il Dio dell'impossibile, Dio dell'impossibile che non rinuncia a me, la sua destra mi sostiene, mi fa vincere. Gloria al tuo nome, Signore. Paola, vuoi pregare? Gloria sia resa a te, Signore. Alleluia. Ti benediciamo. Date il microfono a Paola e preghiamo insieme il Signore. Fratello, sorella, dovunque sei, prega insieme con noi, perché Dio è dalla tua parte e ti vuole incoraggiare stasera. Sì, Alleluia. Signore, ti vogliamo
lodare, ringraziare e benedire, Signore, perché veramente abbiamo un Dio grande e un Dio potente. Abbiamo un Dio che si è dato sulla croce per noi. Quanto, Signore, possiamo appoggiarci su di te, sapendo che tu non hai risparmiato il tuo figlio, ma l'hai dato sulla croce per noi, Signore. Perciò ancora questa sera, Signore, possiamo lodarti e benedirti con tutto il cuore, sapendo che tu non lascerai e non abbandonerai, Signore, i tuoi figli. Non abbandonerai ancora questa sera, Signore, coloro che stanno gridando a te e che sono nel bisogno, nella necessità, ma la tua potente mano ancora in questo momento li vuole benedire, li vuole fortificare, perché tu sei lì, Dio grande, e vuoi il bene dei tuoi figli. E in questo momento il tuo cuore desidera vedere i tuoi figli che gioiscono alla tua presenza e che si rallegrano in te, perché tu vuoi un popolo gioioso, un popolo che ti ama, un popolo che ti loda, Signore. E grazie per il tuo grande amore ancora in questa sera. E noi sappiamo che tu ancora benedirai potentemente il tuo popolo, Signore. Grazie, grazie per il tuo amore, grazie per la tua fedeltà e grazie per quello che farai, perché grandi cose tu farai a coloro che sperano in te, perché tu dici: coloro che sperano in te acquistano nuove forze e si alzano in volo come aquile. Grazie Signore, alleluia, gloria e lodi a te. Per lode, Gesù ti lodiamo, te, alleluia, grazie Signore. Ti alleluia, benediciamo Signore, ti lodiamo Signore, innalziamo e glorifichiamo te Signore, alleluia. Oh, ti vogliamo benedire tutti insieme Signore, ti vogliamo lodare tutti insieme. Vogliamo glorificare te tutti insieme, Signore. Vogliamo far salire la lode come un vapore della tua presenza, come un profumo speciale, come un profumo di incenso, che sono le nostre preghiere e la nostra lode che sale verso di te, verso il trono della grazia dell'Iddio onnipotente ed onnipresente, che agisce e risponde al bisogno di ogni cuore che si avvicina a Lui in fede. Signore, alleluia, alimenta la nostra fede mentre siamo nella Tua presenza. Alleluia, alleluia, alleluia. Gesù, so che riuscirò
sembra buttarti giù. E tutti cari amici, tu non mi trovi più. Ricorda che Gesù è il tuo amico e il tuo pianto asciugherà. Gloria al tuo nome, Signore, alleluia. Gloria al tuo nome, Signore, ti lodiamo. Gloria al tuo santo nome, ti benediciamo, Signore. Ti lodiamo e ti ringraziamo. Veronica, vuoi pregare tu? Dategli il microfono. Gloria sia resa a te, Signore, perché tu sei speciale e tu ci metti insieme per invocare e cercare la tua faccia, la tua presenza e il tuo Santo Spirito che opera nelle nostre coscienze. Grazie, Signore. Signore, davvero ti benediciamo, Signore, e ti ringraziamo dal profondo del cuore, Signore, perché per noi è un privilegio poter stare davanti a te, Signore. È un privilegio stare alla tua dolce presenza, Signore, perché Gesù entriamo in un modo e usciamo sempre diversi, Signore, e noi vogliamo davvero che ancora questa sera, Signore, tu possa operare nella nostra vita, Signore. Signore, ti preghiamo per i tanti bisogni che ci sono, Signore, ti preghiamo per il popolo tuo, Signore, ti preghiamo per quanti in questo momento, Signore, ci stanno ascoltando, Signore, per quanti in questo momento sono senza forze, Signore, senza speranza, Signore, per quanti hanno il cuore spezzato, Signore, il cuore deluso, Signore, per quanti davvero non sanno più dove andare, dove rivolgersi, Signore. Signore, questa sera vogliamo venire insieme a te, Signore. Se c'è qualcuno che è senza forze, Signore, che possa sapere che non è solo, Signore, ci sei tu accanto a lui, ma ci siamo tutti noi che insieme in quest'ora, Signore, veniamo a te, Signore, perché dove due sono riuniti nel tuo nome, Signore, tu sei lì in mezzo, Signore, e quando due si accordano, Signore, tu rispondi, Signore, e noi questa sera vogliamo accordarci, Signore, perché sì, vogliamo sì, che sì. La tua volontà si realizzi nella vita di ogni tuo figlio, Signore, sì, sì, opera tu, Signore, manda piogge di benedizione, Signore, sì, manda signore. Un potente risveglio, Signore, perché ne abbiamo bisogno sì, tutti, signore. Signore, abbiamo bisogno di amarti con tutto il cuore, sì, abbiamo signore. Bisogno, sì, Gesù, signore. Di realizzarti nella nostra sì, vita, signore. Abbiamo bisogno, Signore, alleluia. Di realizzare la fede in te, perché alleluia. Vogliamo vedere miracoli, vogliamo vedere liberazioni, ma vogliamo vedere anime che si salvano, Signore, opera alleluia. Tu, Signore, opera alleluia. Tu in questa sera, Signore, noi veniamo a te, alleluia. Signore, e ti vogliamo alleluia. Dire già grazie perché tu risponderai, gloria Gesù, perché tu sei il Dio signore. Della risposta, alleluia. Signore, e perché la preghiera è un'indicazione, un insegnamento che tu ci hai lasciato, Signore, e noi vogliamo venire con piena fiducia al trono della grazia. Opera sì, tu, Gesù, signore. Rispondi tu, cambia ogni situazione, ma soprattutto cambia ogni cuore, lì dove c'è la ferita, lì dove c'è il pianto, Signore. Oh, Signore, trasformalo tu, Signore, in fonte di gioia, Signore, opera tu, Gesù, perché sappiamo che tu puoi ogni cosa e con fede, Signore, vogliamo venire a te, non per i nostri meriti, ma per i meriti di Gesù che è morto per noi, per il grande amore che ha mostrato per noi. Veniamo a te, Gesù, nel nome tuo, il benedetto, il glorificato in eterno. Gloria Amen. Al tuo nome, Signore. Ti lodiamo, Signore, ti benediciamo e insieme ti ringraziamo, Signore, sì. Continua a parlare ai nostri cuori e continua ad incoraggiare ognuno di noi. Sì, Signore, sì. Dovunque, Signore, noi ti presentiamo ognuno che siamo insieme. Signore, per l'amore del tuo nome, tu non escludi nessuno di cibarsi alla tua mensa dove c'è di tutto e il meglio per ognuno di noi. E noi ti diciamo grazie, Signore. Amen. Amen. Accomodatevi.
Vogliamo cantare un bel canto di testimonianza se lo abbiamo? E poi se c'è qualcuno che ha qualcosa da parte del Signore lo vogliamo farlo. Numero 124. Ti benediciamo, Signore. E che altro cercar di più io andrò? Ben miglior di Gesù non troverò. In Lui solo desiro confidar e col cuor Lui sempre amar. Benedetto tu sei, Signore. Alleluia. E come sempre abbiamo uno spazio dove se qualcuno ha qualcosa da parte del Signore, una testimonianza, un verso da condividere, quello che sentiamo nel cuore che è utile per la crescita nostra e di coloro che siamo insieme, benvenga ogni cosa. Perciò sentiamoci liberi e lasciamoci guidare dallo Spirito Santo. Gloria al Signore. Gloria, nella parola del Signore c'è un verso che dice: se non avete fede non potete sussistere. Questo è un verso che viene al mio cuore, nella mia mente da alcune settimane, perché l'invito del Signore è quello di credere in Lui, di avere fede in Lui, che ciò che ci ha promesso, ciò che ci ha detto, Lui lo porterà a compimento. E come ha detto pure prima il pastore, anche se sembra che tutto è finito, che non c'è più niente da fare, ma noi dobbiamo credere in Dio, in ciò che Lui può fare. Forse sei proprio al limite delle tue forze, che non ce la fai proprio più, ma anche in questo devi continuare ad avere fede. Questo è l'invito del Signore, che nella situazione e nel problema che tu ti trovi, nella tua battaglia, nella tua situazione, nella tua famiglia, nel tuo lavoro, in qualsiasi cosa,
quando, come abbiamo cantato, quando tutto dice no, la voce del Signore ci incoraggia ad avere fede in Lui, perché Lui è l'Iddio dell'impossibile e può cambiare la tua situazione in un batter d'occhio. Dio ti benedica. Io voglio ringraziare il Signore perché ogni volta che cantiamo questo cantico 845, la prima volta che l'ho sentito me l'hanno inviato su WhatsApp ed ero, ogni volta che lo canto ricordo il punto dove mi trovavo con la macchina e stavo parlando tra me e me e mi mandarono questo cantico, ma solo ad ascoltarlo mi commuovevo, che diceva tutto questo. Io in questa sera ti voglio incoraggiare con queste parole, che quando tutto dice no, qualsiasi cosa può essere il no, nella vita sociale, nei problemi, nelle difficoltà, la voce di Dio è qualcosa che ci incoraggia a proseguire, ad avere fede in Lui, perché Lui è l'Iddio dell'impossibile. Quando aprì il Mar Rosso, il popolo aveva un mare davanti. Io mi immagino molte volte di trovarmi davanti al mare, e immagina se non si sarebbe aperto quel mare che cosa sarebbe successo, sarebbero morti. Però Lui è stato l'Iddio dell'impossibile, e anche oggi, ieri, oggi e domani Lui è il Dio dell'impossibile, e ti invito ogni volta che sei scoraggiato, che il nemico viene, perché Lui è sempre pronto a fianco a noi per incoraggiarci a modo suo, mettiti questo cantico e vedi che ti dà una carica totale, che io ogni volta che lo canto mi dà forza e nuovo vigore per poter continuare a proseguire la via. Grazie, il Signore sia lodato. Signore, c'è qualcun altro? Se non c'è nessuno, passiamo alla parola del Signore. E questa sera vogliamo leggere nella parola del Signore. Dobbiamo sapere questo cammino che abbiamo intrapreso, così come dice la parola. Questo è un cammino di fede. Leggiamolo insieme, così ci rendiamo conto. Secondo Corinzi, capitolo 5, verso 7. E perciò noi dobbiamo esercitare la fede. La fede nella parola del Signore. Il Signore ci dà dei versi appropriati che ci fortificano nella fede, e noi quelli li dobbiamo far diventare il nostro patrimonio. Quando ci sono altri pensieri che vogliono venire da parte di qualsiasi cosa che ci vuole scoraggiare, esercitare la fede vuol dire: il Signore mi ha detto questo, il Signore mi ha detto questo, e io credo quello che mi dice il Signore. Non solo lo pensiamo, lo proclamiamo, lo cantiamo, in modo che non lasciamo spazio ad altri virus di dubbio. Il dubbio è come un virus. I virus sappiamo ultimamente che cosa sono, che abbiamo tutti l'influenza, ed è un virus non facile da trovare, da vedere, e non facile da colpire subito, ma quando comincia a penetrare poi porta danno. Quando il virus del dubbio, o ci apriamo ad altri pensieri e apriamo la nostra mente, è come aprire la porta quando tira vento, ti trovi che tutto il riscaldamento che c'è dentro viene perduto. Leggiamo insieme: poiché camminiamo per fede e non per visione, non ciò che vediamo, ma per la fede nel Signore sulle sue promesse. Dobbiamo esercitarla. Ci sono tanti esempi e tanti versi che ci aiutano, e la dobbiamo esercitare ogni giorno. Fratello, sorella, questo è un cammino di fede che va esercitato, come qualsiasi altra cosa che va esercitata. Un grande musicista di altri tempi, mentre parlava con un amico, diceva: io se non suono un giorno, me ne accorgo subito. Se non sono due giorni, se ne accorgono gli amici. Se non suono una settimana, se ne accorge il pubblico. Perciò l'interesse di
chi ha intrapreso questo cammino di fede e di esercitarla ogni giorno. Ogni pensiero che viene nella mente, che vuole guastare la tua fede, dice la parola del Signore, prendi quel pensiero e mettilo sotto l'autorità di Cristo e mantieni quello che Cristo dice al primo posto nella tua mente. Con impegno, ma ne vale la pena, piuttosto che usare la nostra bocca e la nostra mente per guastare mezzo mondo quando ci mettiamo così a ruota libera, è meglio coltivare la fede, esercitarla ogni giorno. E noi la guardiamo insieme nella parola del Signore come altri prima di noi hanno esercitato la fede del Signore. Leggiamo insieme, prima che andiamo avanti, Dio si è fatto garante di portarci a destinazione. La prima cosa è che quando abbiamo incontrato il Signore, l'esempio più bello che ci aiuta a comprendere, Dio quando ha incontrato me e te ha fatto la stessa cosa che fece con il suo popolo, 3 milioni di persone in Egitto. Stava in quella posizione, Dio uvide e udì e mandò un uomo, ma l'uomo era soltanto come qualcosa di visibile, ma chi tirò fuori il popolo di Dio fu Dio stesso. È chiaro che il popolo doveva ubbidire alle indicazioni che gli venivano date. Questo è il cammino di fede, camminare col Signore. Quando abbiamo incontrato il Signore, così ha fatto, ci ha tirato fuori, ha detto io ti voglio aiutare, voglio camminare con te, e noi poi abbiamo dato la nostra risposta. Abbiamo detto, sì Signore, vieni nel mio cuore, ti voglio. Ora il primo passo di ubbidienza che faccio per inserirmi nella tua chiesa visibile sulla terra, faccio il battesimo, il giuramento per così dire, voglio morire alla vecchia vita e voglio camminare in novità di vita. Perché noi che siamo battezzati, è proprio questo che abbiamo fatto. Quando il pastore ci ha buttato nell'acqua e siamo stati sotterrati, seppelliti, se ci lasciava là, non c'era quasi nessuno qui dentro, è vero? Tutti quelli battezzati, se ci lasciava pochi minuti lì e premeva un po' la mano, tu non c'eri più, sorella, tu non c'eri più, fratello, manco io. Ma quando ci ha tirato fuori, l'immagine è stata chiara che abbiamo intrapreso un cammino di fede con il Signore in novità di vita e vogliamo essere guidati da quello che abbiamo cantato, il Re degli Oceani. Non una vasca, con Lui possiamo andare negli oceani. E Lui non è solo il Re degli Oceani, Egli è il Re degli Oceani e il Re dei cieli, è il Re della nostra vita, perciò siamo in buone mani. Dio si è fatto garante di portarci a destinazione. Leggiamo insieme in Giosuè capitolo 1 verso 5, segnati i versi perché poi ti saranno di incoraggiamento e quando li mandiamo su Facebook, su WhatsApp e compagnia, condividili con altri perché molti sono alla ricerca della parola del Signore. E Dio ci guida in un modo speciale anche in questo, in modo che possiamo allargare il messaggio che crea fede. La parola del Signore crea la fede viene dall'udire la parola del Signore. Più ci stiamo dentro e più ci sentiamo forti con il Signore. Nessuno, quando Dio ci chiama, qui chiamò a Giosuè e gli dà una parola, nessuno ti può stare a fronte tutti i giorni della tua vita, finché diventò vecchio, finché poté fare una grande adunanza col popolo nel dire, stava quasi per partire, io e la casa mia serviremo all'Eterno, voi decidete che volete fare.
e ancora incoraggiò tutto il popolo nella sua vecchiaia, 110 anni credo che aveva, su per giù siamo intorno a quella data, Dio ci deve aiutare. Nessuno ti può stare a fronte tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, che lui conosceva bene, così sarò teco, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Il Signore trasferisce questo concetto quando ci chiama, quando viene nella nostra vita, quando noi decidiamo di voler iniziare questo cammino di fede con Lui, possiamo poggiarci su di Lui. Dio si fa garante perché Egli è presente per assolvere il proprio mandato. Non ha detto, vedi tu come puoi fare, ora siete arrivati qua, io sono un poco impegnato e adesso vedi tu, no. Dio non ha mai detto così. Non ha detto, ho cercato di salvarti, mo vedi tu, barcamenati nel miglior modo possibile, un poco come dice il libro dei Maccabei, che noi non crediamo che sia un libro ispirato dallo Spirito Santo. Chiude proprio così dicendo, io ho scritto il meglio, se vi piace ve lo tenete, e se non vi piace ho cercato di scrivere qualcosa. Quella non è parola di Dio. La parola di Dio è categorica, è raffinata col fuoco. Quello che dice, noi ci possiamo sedere sopra e ci sostiene sempre. E leggiamo insieme in Ebrei capitolo 13, verso 5. Noi possiamo prendere dalla Genesi all'Apocalisse, Dio usa lo stesso metodo, tutti i tempi, perché Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quando diciamo ieri, non diciamo ieri come 15 del mese, 16 del mese, diciamo ieri nell'eternità passata, il presente e nell'eternità futura. Non siate amanti del denaro, siate contenti delle cose che avete, poiché egli stesso ha detto, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Noi lungo il percorso del nostro cammino, il Signore non solo si fa garante di portarci a destinazione, ma ogni giorno troviamo qualcosa che ci consiglia per stare attenti, perché ci sono delle cose che lungo il cammino ci possono portare fuori strada. Ci sono dei sentieri che a guardarli sembrano buoni, ma quando ci entriamo dentro ci restiamo incastrati. Dio ci deve aiutare. Quando camminiamo con il Signore troviamo tante raccomandazioni, perciò dobbiamo nutrirci della parola del Signore, perché ogni raccomandazione che ci fa, sempre al presente che non ci serve, ma quando arriviamo un po' più avanti, in qualche angolo ci serve, e allora ci previene, ci aiuta a non prendere qualsiasi strada. Tante raccomandazioni perché Dio sa. Dio lo sa e lo leggiamo insieme in 1 Timoteo, capitolo 6, verso 10. Perciò noi mentre camminiamo col Signore dobbiamo fare un occhio e un occhio. Un occhio di fede, un occhio come camminiamo. Dobbiamo guardare anche dove mettiamo i piedi, perché se camminiamo come se fossimo già nel cielo non ci siamo. Dobbiamo guardare mentre andiamo verso il cielo, pensiamo verso il cielo, ci muoviamo come per il cielo, ma dobbiamo guardare dove mettiamo i passi. Le nostre scelte devono essere rapportate alla guida della parola di Dio, alimentata dallo Spirito Santo, che al momento opportuno ci dice, alt, fermati qui, non oltrepassare, perché se no ti troverai male. Perché l'amore del denaro è radice di ogni sorta di mali. E alcuni che vi si sono dati, si sono sviati dalla fede e si sono trafitti di molti dolori. Non dice che non dobbiamo usare i soldi, non dice che i soldi non possono essere una benedizione del Signore, lo sono per certo, ma la parola del Signore mette proprio le parole al posto giusto. Leggiamolo insieme cosa dice. L'amore del denaro, quando ci innamoriamo, allora entriamo in un grosso pericolo, allora risalta la fede, perché pensiamo di avere tutto. E quando Gesù disse al giovane ricco di vendere tutto, non era che Gesù aveva bisogno di quello, perché disse daglio ai poveri, ma si era ingrippato il cuore.
come quando si ingrippa un motore di una macchina. Era preso da quello che aveva e ormai non si riusciva più a liberare. C'è bisogno del potere di Cristo per spezzare le catene di questa mala bestia. Dio ci aiuti. Perciò i consigli sono utili, che ci aiutano a prevenire. Dice l'amore per chi si è dato, si è sviato dalla fede. Dio dice, io non ti lascerò. Le più grandi ribellioni che vediamo tra il popolo e Mosè, e mentre si ribellavano con Mosè, si ribellavano a Dio, perché quando un conduttore guidato dal Signore come Mosè e il popolo se la prende con Mosè, abbiamo il profeta Samuele che Dio gli dice, guarda che questo popolo non è che si ribella a te, si ribella a me, perché se tu parli da parte mia, il Signore ci deve aiutare. E a me qualche volta il Signore mi dà dei messaggi per dei fratelli, per delle sorelle. Quando gli do il messaggio, mi vogliono spiegare. Dico no, tu non mi devi spiegare niente. Questo è un messaggio che mi ha dato il Signore e io te l'ho dato. Tu esamina te stesso davanti al Signore. A me non mi ci devi proprio fare entrare. Io non sono quello che mi devi raccontare o mi devi spiegare. Io al Signore mi ha detto che e tu te devi vedere tu stesso, ti devi misurare con quello che ti dice il Signore. Ogni volta che noi leggiamo la parola del Signore, ascoltiamo, meditiamo, guardiamo, non è per essere discussa e neppure per contendere, perché lo Spirito Santo non accetta il contendere. Egli ci dà la parola, se la riceviamo e facciamo un esame di coscienza, egli ci va a scavare e ci fa trovare cosa c'è e dov'è proprio il punto che deve essere toccato, perché la parola del Signore è più affilata di una spada a due tagli, che penetra fino alle giunture dei nostri sentimenti. Più profondo di così si muore. Perciò molti si sono dati e si sono trafitti. Mosè aveva una grande difficoltà, perché il popolo si ribellava con Mosè, ma si ribellava a Dio. Tutto quello che gli dava il Signore era una ribellione continua, tra il popolo e Mosè. E adesso come facciamo? La mancanza di fede li portava ad essere dei ribelliosi verso Dio. La risposta è sempre, vedrete, Mosè è uomo di fede, un popolo sempre ribelle, ma nelle difficoltà Mosè faceva due cose, pregava a Dio e diceva al popolo, state calmi che fra poco vedete, cioè esercitava la fede e il popolo si ribellava. Leggiamo insieme i Numeri capitolo 11 verso 31. Avevano ancora i denti pieni di carne e si lamentavano pure lì. Arrivarono delle quaglie che camminavano a circa un metro di altezza, che col bastone ne potevano uccidere quando ne volevano, e si allargarono intorno al campo per un giorno di cammino. Io non so il passo che possiamo portare, ma se andiamo a 7 chilometri all'ora, un giorno di cammino di 24 ore, un piazzale che non finiva mai intorno al campo. I denti ancora erano pieni di carne, ma avevano da che lamentarsi. E un vento si levò per ordine dell'Eterno e portò delle quaglie dalla parte del mare e le fe cadere presso il campo sulla distesa di circa una giornata di cammino da un lato e una giornata di cammino dall'altro. Allora sono due giorni intorno al campo. E ad un'altezza di circa 2 cubiti, un metro sulla superficie del suolo. Cioè proprio l'impressione è che con una mazza ne potevano ammazzare quando ne voleva. È vero, tu che sei cacciatore, Dio ci deve aiutare. Tutti ad un'altezza di 1 metro in giù, facili da prendere con un bastone. Guardiamo nel verso 32. E il popolo si levò tutto quel giorno e tutta la notte e tutto il giorno seguente, raccolse le quaglie, che
che ne raccolse meno, chi ne raccolse meno ne ebbe 10 omer. Un omer era circa 35 litri. Ciò vuol dire un recipiente di 350 litri, ma fu raccolto da circa recipienti di 350 litri fino a 2000 litri, pieno di quagli, con tutto quel benessere, ma il loro cuore non si cambiava. Chi ne raccolse meno ne ebbe 10 omer e le distesero tutto intorno al campo, ma se li ascoltiamo si lamentavano ancora. Dio ci deve aiutare. Questo non vuol dire esercitare la fede. Quando noi troviamo e vogliamo esercitare la fede, dobbiamo misurarci con chi non la esercita e non va bene, e chi la esercita e esercitarla, perché dobbiamo imparare, è un cammino di fede. Noi non dobbiamo fare prendere dispiacere a Dio, sorelle e fratelli, perché il dispiacere di Dio poi ne paghiamo le conseguenze. Non dobbiamo dire niente allora, dobbiamo stare zitti? No, dobbiamo dire, ma dobbiamo dire cose che la parola del Signore ci incoraggia a dire. Abbiamo letto in Ebrei 13,5, leggiamo in Ebrei 13,6. Come dobbiamo camminare allora noi in questo deserto? Talché l'uomo di fede, la donna di fede, di fronte alle difficoltà che cammina col Signore, si muove proprio così. Talché possiamo dire con piena fiducia, il Signore è il mio aiuto, non temerò. Che mi potrà fare l'uomo? Se il combattimento è con l'uomo, che mi potrà fare l'uomo? Se il combattimento è con il diavolo, che mi può fare il diavolo? Se il combattimento è con le circostanze, che mi possono fare le circostanze? Se il combattimento è con un vicino di casa, ma che mi può fare il vicino di casa? Questo è crescere nella fede, esercitare la fede. Se io guardo al Signore, cammino col Signore e mantengo il rapporto, l'esercitazione continua, io dico io per dire tu, allora la nostra fede cresce. Perché non diamo spazio alla degradazione della nostra mente. 350 litri pieni di quagli, fino a 2000 litri a chi più ne poteva fare. Eppure avevano la carne fra i denti e si lamentavano ancora. Dio ci deve aiutare veramente. Questi esempi ci aiutano a dire io che voglio fare. Se è un cammino di fede, dobbiamo cercare di crescere nella fede, scegliere il meglio nella parola del Signore e mantenere il rapporto con il Signore. Dobbiamo dire con fermezza, con coraggio, Dio è il mio aiuto. Il sentimento è questo, il Signore è sempre pronto, cioè che mi può fare l'uomo? Dio, il Signore, è il mio aiuto. Leggiamolo insieme, ragazzi, con la sorella, col fratello. Il Signore è il mio aiuto, cioè vedere sempre il Signore che sta lì a guardarci, che nel momento che noi suoniamo il campanello, Lui arriva come un pronto soccorso. Se noi camminiamo così, noi superiamo ogni giorno qualsiasi difficoltà, perché abbiamo un'aspettativa continua, non abbiamo un'ansia continua, abbiamo un aspettare continuo che mo succede, mo arriva il Signore, come quando aspettiamo l'ambulanza, qualcuno che non sta bene, mo arriva, mo arriva, mo arriva, Signore aiutaci, poi l'ambulanza non arriva, ma Dio arriva, eh? Dio ci deve aiutare. Leggiamo per esserci di aiuto, questo è il Signore sempre pronto. Leggiamo nel Salmo 50, verso 15. Sono versi che quando li facciamo diventare nostri, in mezzo alle difficoltà ci camminiamo come... Talché possiamo dire con piena fiducia, abbiamo letto, cosa dice Dio?
invocami nel giorno della distretta, piuttosto che star lì con la carne ancora fra i denti e dire come facciamo, c'è una via che Dio ci indica, invocami nel giorno della distretta, io te ne trarrò fuori e tu mi glorificherai. Cioè, quando il Signore ci tira fuori dalla gioia di cosa ha fatto il Signore, esce la lode ancora di più, allora più riceviamo, è una puleggia che si innesca, che non si finisce mai, la fede aumenta, il Signore risponde per la fede e il Signore risponde e camminiamo di fede in fede, alleluia. Io mentre lo dico a te mi sento proprio di volare, gloria al Signore, sto ancora coi piedi per terra però, ma dentro di me, certo che volare è un'altra cosa, volare non è come quando cammini per terra, che se ti devi sterzare ti giri in un momento. Io quando ero bambino sognavo sempre che volavo, era una cosa tremenda, tutte le notti sognavo che volavo e volavo e volavo, quando dovevo sterzare facevo così, poi tutto un tratto perdevo l'equilibrio per girare e stavo per cadere, cadevo, poi mi sembrava che stavo cadendo e avevo paura di sbattere e quando arrivavo mi svegliavo ma non avevo volato, ero ancora sul letto. Noi non dobbiamo sognare di volare, noi dobbiamo camminare con Dio verso il cielo in modo bello. Guardiamo nel Salmo 34, 4 che ci dà un aiuto. La parola del Signore ci aiuta a costruirci nella fede, ma noi la facciamo diventare nostra la parola del Signore? Io ho cercato l'Eterno ed Egli mi ha risposto e mi ha liberato da tutti i miei spaventi. Se noi ci stiamo dentro ci finiamo di spaventare. E invece la via di uscita è quella di prendere la strada giusta. Due esempi abbiamo. Il popolo, Mosè, va a Dio e pone fiducia. Non vi preoccupate. Ora vedete, quando vedevano l'esercito di Faraone dietro, tutti si allarmavano. Ma dove sono? Sono a circa mezza giornata di distanti da noi. Fra una mezza giornata arrivano. Non temete. Quelli li avete visti? Non li vedete più. Gloria al Signore. Il Signore ci deve aiutare. Se noi camminiamo col Signore, allora la fede, e se ne hai poca, non andare dove non ne hanno proprio. Spostati in quei fratelli, quelle sorelle che quando ci stai in mezzo sono tutti poveri ma sono tutti ricchi, gloria al Signore, perché hanno la fede nel Signore. Guardiamo il verso 5. Le indicazioni ci sono, ma questo cammino noi lo dobbiamo esercitare, dobbiamo esercitare i muscoli. Quelli che riguardano a Lui sono illuminati e le loro facce non sono svergognate, gloria al Signore. Dobbiamo aprire il rubinetto che porta la gloria di Dio nella nostra vita. Il popolo è Mosè. Come faceva Mosè? Comunione con Dio, fiducia, e dava fiducia. E Dio rispondeva alla fede. Dio risponde alla fede. Dio ci deve aiutare. Noi abbiamo il giusto punto di riferimento. Noi stiamo meglio di Giosuè, perché noi siamo dopo che è venuto Gesù. La nostra fede è cominciata quando Gesù ha cambiato la nostra vita. Il primo punto, la nuova nascita, è qualcosa di forte che Gesù ha fatto nella nostra vita. Non possiamo vacillare, perché quando andiamo a Lui, Lui sa prendere il giusto modo. Abbiamo tanti esempi nel Vangelo che ci aiutano a vedere come dobbiamo fare. Leggiamo insieme in Matteo capitolo 9, verso 2. Ed ecco, gli portarono un paralitico steso sopra un letto. Certo che la condizione era veramente pietosa. Nessuno di noi sta così, stiamo tutti meglio. Ma quando andiamo al Signore le cose cambiano. E Gesù, veduta la loro fede,
disse al paralitico: figliuolo, stai di buon animo, i tuoi peccati ti sono rimessi. Il Signore ci deve aiutare. Lui si trovava lì, aveva bisogno della guarigione e Dio gli fa due cose. Leggiamo nel verso 6. Quando andiamo in fede al Signore, ci dà sempre di più. Ah, che sei bello, Signore, veramente. Io lo dico con tutto il cuore, perché... Verso 6, fratelli. Gloria al Signore. Ora affinché sappiate che il figliolo dell'uomo ha sulla terra autorità di rimettere i peccati. È andato per una cosa e ne ha ricevuto due. Cosa ha fatto di buono? Ha esercitato la fede, è andato nella giusta direzione. Che faceva Mosè? Che dobbiamo fare noi? Piuttosto che piagnucolare con i denti pieni di carne ancora e ci lamentiamo come facciamo, andiamo nella giusta direzione. Il nostro è un cammino di fede. Dio risponde alla nostra fede. Non è che appiagnucolando un poco di più facemmo solo dispiace a Dio. Il cammino di fede va esercitato, perché la fede cresce quando la esercitiamo. Il nostro cuore si esercita alla fede e quando vede che man mano le cose vengono superate, dopo non teme più, perché già sa dove deve andare. Ci va da solo, noi dobbiamo addestrarlo però, esercitare ogni giorno, detto prima, ogni giorno, funzionano le dita, un giorno già le dita non funzionano bene, il giorno dopo gli amici già si accorgono che salta, una settimana se c'è un grande spettacolo, senti tutto, il Signore ci deve aiutare. Noi abbiamo intrapreso questo cammino di fede, dobbiamo ogni giorno mantenere. Noi a casa nostra lo notiamo subito, basta che ci distraiamo un giorno o due per qualche cosa, già ci sentiamo che non funziona più come deve funzionare, perché la nostra consacrazione, la nostra fede, il nostro rapporto con Dio deve essere... deve aumentare, ma non deve diminuire. Dio ci deve aiutare. Leggiamo insieme in 2 Corinzi, capitolo 5, verso 6. La parola del Signore ce lo dice. Noi siamo dunque sempre pieni di fiducia. E sappiamo che mentre abitiamo nel corpo, siamo assenti dal Signore. Ci sono alcuni credenti che pare che stanno sempre in cielo, ma non è vero, perché siamo ancora sulla terra. E ci sono altri che stanno sempre sulla terra, ma non sanno nulla del cielo. Noi possiamo farle tutte e due. Mentre camminiamo sulla terra, possiamo avere comunione con il cielo. Noi siamo dunque sempre pieni di fiducia e sappiamo che mentre abitiamo nel corpo siamo assenti dal Signore. Però abbiamo qualcosa. Noi siamo qui, ma abbiamo la caparra dello Spirito Santo. Leggiamo nel verso 5. Abbiamo un gancio che ci mantiene, abbiamo un microchip speciale che ha comunione con l'aldilà, con colui che ci ha chiamato, colui che ci ha formati per questo stesso, è Dio il quale ci ha dato la caparra dello Spirito. Abbiamo qualcosa di forte nella nostra vita che ci mantiene legati. Il cristianesimo, lo dico e lo dirò sempre, non è una nuova religione, non è una religione accartocciata che si imparano tante regole a memoria e si fanno tutte le funzioni artificiali. È la presenza di Dio nella nostra vita. Il nostro cuore è diventato il tempio dello Spirito Santo, il nostro corpo è il tempio dello Spirito Santo, è dove Dio è presente nella nostra vita. Dio ci deve aiutare. Il privilegio della preghiera abbiamo. La preghiera è quella che porta la comunione. Dio ci deve aiutare. La presenza dello Spirito Santo, perché abbiamo la caparra.
e la comunione della parola, perché la parola viene ravvivata dallo Spirito Santo. Se noi ce ne nutriamo al momento opportuno, quando ci serve, quando ti vuoi preoccupare, lo Spirito Santo piglia quel verso che dice: che mi può fare l'uomo se Dio è con me? Che mi può fare? Ma se tu quel verso non lo conosci, che cosa conosci? Se tu non ti sei nutrito e non lo sai, come fa lo Spirito Santo a portartelo nella mente e nel cuore? Perché lo Spirito Santo ci rammemora quello che noi abbiamo messo dentro, che mettiamo dentro. Perciò abbiamo bisogno, e grazie a Dio per l'occasione che ci dà, che due volte al giorno restiamo un'oretta insieme. Io ringrazio Dio perché con la scusa tua mi nutro pure io. Facciamo come quando venivano forestieri a casa. Per il fatto che c'era il forestiero mangiavamo bene pure noi. Perché il Signore mi ha affidato di questo compito per condividerlo insieme con te, beneficio pure io. Però il Signore ci deve aiutare insieme. Dobbiamo fortificarci nella fede, perché comunque è un cammino di fede ed è diverso dal cammino delle cose che vediamo. Il paganesimo vede, il cristianesimo, i cristiani camminano, camminiamo per la fede, e per la fede Dio ci risponde. Abbiamo il privilegio della preghiera, la presenza dello Spirito Santo e la comunione della parola. Leggiamo nel verso 7, così ci ricordiamo che questo è un cammino di fede. Noi ci dobbiamo esercitare a camminare secondo i principi della fede, poiché camminiamo per fede e non per visione. Dobbiamo imparare a camminare per fede e con fede, non solo per fede, ma con fede. È un cammino diverso. È come se camminiamo con la macchina o camminiamo con l'aereo. Quello che si può fare con la macchina non lo possiamo fare con l'aereo. Se con la macchina ci possiamo fermare ad ogni piazzola per fare i nostri bisogni, con l'aereo non possiamo dire: aspetta, fermati che devo fare i miei bisogni. Ci dobbiamo esercitare a muoverci. Quando si cammina per terra è in un modo, quando si cammina con l'aereo è un altro modo. Quando camminiamo per fede dobbiamo esercitare la fede sulla parola del Signore, attenzione, non la fede che qualsiasi cosa credi va bene, se credi in una statua ti aspetti qualcosa, non lo vedrai mai, mai, manco se ti metti a piangere. Puoi piangere come i profeti di Baal, che si tagliavano pure, ma non vedevano niente. E l'Iddio di Israele, che quando arriva col suo potere, scende il fuoco dello Spirito Santo nella tua vita, nella nostra vita, scende l'unzione di Dio. Con la macchina è una cosa, con l'aereo è un'altra cosa, ma noi abbiamo affidato la nostra vita al grande pilota. Infatti quando andiamo su un aereo noi l'affidiamo al pilota. Se ci porta all'altra parte ci porta, se non ci porta. Un po' di tempo fa uno voleva perdere la vita, aveva 130 passeggeri a bordo, li andò a portare contro una montagna. Dipendiamo da, se abbiamo fiducia da un pilota che è un uomo come noi, il Signore ci ha chiamati ed è il più grande pilota. Dio ci deve aiutare. Abbiamo affidato la nostra vita al grande pilota, è il re degli oceani, perché ha dimostrato di saper fermare le onde e il vento. È il re dei cieli, È il re dei cieli, che noi possiamo camminare tranquillo con lui, perché lui ci ha chiamati e ci porta a destinazione. E dice nella sua parola: colui che vi ha chiamati vi aiuterà a portare secondo il suo piano, secondo il piano della volontà, ci porterà a destinazione. Quando ci troviamo in, dobbiamo perseverare secondo gli insegnamenti della parola del Signore, perché se no retrocedendo, allora non funziona. Se tu retrocedi in una galleria quando cammini su una strada, combini un disastro che non finisce mai. Tu
sicuramente non resti più vivo, ma altri pure avranno delle grosse difficoltà. Ci sono dei momenti che dobbiamo camminare per fede, dobbiamo perseverare, ma perseverare nella giusta direzione secondo gli insegnamenti della parola del Signore. Vogliamo ringraziare il Signore? Mi stava venendo il sonno? No, tutti svegli, grazie al Signore. Ci alziamo e ringraziamo il Signore. Signore, noi ti ringraziamo per la tua parola, perché tu ci metti degli insegnamenti e ci fai guardare altri che prima di noi sono passati dove noi siamo. E tu hai scritto queste cose perché sono per nostro ammaestramento. Noi ti ringraziamo. Fa, Signore, che questa sera ancora possiamo fare la giusta scelta, perché la tua parola ci parla con molta chiarezza. Abbiamo bisogno noi di applicare questi principi nella nostra vita. E chiediamo a te, Padre, nel nome di Gesù Cristo, che per lo Spirito Santo ci aiuti ed incoraggi il nostro cuore di camminare sul sentiero che ci viene indicato nella tua parola per arrivare a destinazione insieme con te. Tutti insieme, Signore, ti vogliamo ringraziare, ti benediciamo e ti lodiamo perché tu sei il nostro capo, duce e compitor di fede e noi ti vogliamo seguire. Padre Dio, grazie per Gesù Cristo, grazie per la tua parola e continua a guidare ognuno di noi nella giusta direzione. Facci essere ubbidienti, te lo chiediamo insieme per Gesù. Amen. Amen. Dio ti benedica, ci vediamo domani mattina per la solita visita pastorale e condividiamo un'altra porzione della parola del Signore. Pace, alle 10:30 ci vediamo. Pace pure a voi, Dio vi benedica e vi benedica tanto, tanto, tanto.